E domenica 6 marzo l'ANMILO, Associazione Nazionale Mutilati sul Lavoro di Asti, organizza all'Hotel Salere alle 10 del mattino un incontro per discutere sugli infortuni femminili sul lavoro. Un appuntamento fissato non a caso a ridosso dell'8 marzo, festa della donna. Questo weekend si parlerà di infortuni sul lavoro e di infortuni che interessa il mondo femminile. Cosa possiamo dire riguardo a questo fenomeno? Si registra un'incidenza del numero di infortuni? Allora, l'8 marzo in tutto il mondo è considerata la giornata dedicata alle donne e l'ANMIL ha scelto questa giornata per portare a conoscenza dell'opinione pubblica, delle istituzioni, appunto il problema degli infortuni al femminile. Allora noi come sede di Asti abbiamo organizzato presso l'Hotel Salera in collaborazione con l'INAIL questa giornata di incontro con le nostre donne iscritte e in cui si andrà a parlare prevalentemente del problema psicologico che riscontra la donna infortunata. Quindi è un fenomeno che interessa non soltanto gli uomini, spesso quando si sente di infortuni sul lavoro si immagina subito il cantiere edile e un operaio. In realtà interessano anche le donne. In realtà l'infortunio è un fenomeno che interessa le donne e questa giornata serve proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica per quella che è anche la parità a questo punto tra infortunio maschile e infortunio femminile. Ecco, l'INAIL ci ha fornito alcuni dati relativi agli infortuni sul lavoro di donne. Come possiamo interpretare questi numeri? Che cosa questi numeri ci dicono sulla provincia di Asti? Allora, possiamo dire che rispetto allo scorso anno si è verificato sul lavoro relativi alle donne. Comunque il numero è ugualmente notevole. Possiamo notare infatti che nell'anno 2010, anche se questi dati non sono ancora consolidati, abbiamo avuto circa 710 infortuni relativi alle donne,